In questo video flash vi vorrei parlare di Pellegrino e in particolare vi vorrei mostrare quella che è la via principale di Pellegrino, che è via Roma. Come vedete è una via che è un borgo, poi potenzia, in realtà non è una via e a mio avviso ha delle enormi potenzialità. Purtroppo è lo stato di abbandono del paese che mi preoccupa, non mi convince, mi destabilizza. A mio avviso si potrebbe fare molto per questo paese, lo dico perché l'ho conosciuto molto bene in quest'ultimo anno e vorrei indirizzare proprio i cittadini di Pellegrino a investire, in questi lavori di ristrutturazione, tenendo conto che oggi ci sono delle importanti agevolazioni, il comune può dare degli indirizzi per far sì che gli stessi proprietari, riqualificando il proprio bene, non spendano più di tanto e possano usufruire di quelli che sono i benefici fiscali che mette a disposizione oggi il governo, e su questo vorrei indirizzarli. Non è solamente una questione di edifici, se vedete ci sono anche dei negozietti che sono chiusi e erano negozietti che un tempo avevano delle attività commerciali, adesso non ci sono più. Mi piacerebbe che venissero riaperte, mi piacerebbe che si investisse in questo, magari con un'ottica nuova, diversa da quella che è stata fino adesso la modalità di aprire i negozi commerciali. È quello su cui io voglio puntare, è il far sì che queste vetrine, come potete vedere, non siano più vetrine chiuse, vetrine abbandonate, ma siano delle vetrine con dentro delle attività, anche con modalità diverse. Questo è il mio obiettivo per Pellegrino. Vi ho fatto vedere la via principale, ma non è solo questa, la via sulla quale investire, ma è in realtà, tutto Pellegrino. Quindi questo è l'esempio perché è il borgo principale, ma io parlerei di tutto Pellegrino partendo anche dalle frazioni. Ci vediamo nel prossimo video flash e vi rappresenterò altri punti del mio programma. A presto.